La Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II, presieduta dalla professoressa Maria Triassi, ha presentato il network di didattica avanzata che si sta progressivamente costruendo al servizio degli studenti per offrire una formazione di sempre maggiore qualità. Il progetto, illustrato a margine della prima seduta del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, è in itinere, ma alcune iniziative già sono state completate e altre sono già state programmate, come spiega la professoressa Triassi ai nostri microfoni. Soprattutto la pandemia, ma anche il nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia in tecnologica e anche quello in lingua inglese necessitano una rivoluzione nella didattica, ovvero dal momento che le lauree sono diventate abilitanti è necessario dotarsi di strumenti tecnologici per la verifica della preparazione. E oggi proprio parliamo del nuovo centro, del nuovo network tecnologico della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II. Sarà dotato quindi di tecnologie, di manichini, di strumentazione, di simulatori per valutare l'efficacia dell'apprendimento pratico da parte degli studenti. La trasformazione delle lauree in abilitanti obbliga a ripensare fortemente alla didattica di area sanitaria, anche a valle della pandemia. Entrambe le occasioni impongono non solo un ammodernamento delle metodologie a supporto della didattica, ma anche un sistema di verifica pratica affinché il medico e il professionista sanitario escano dall'università già pronti per il lavoro. Questo è il pensiero del rettore Matteo Lorito. Parte una nuova didattica, una didattica esperienziale con investimenti importanti con le nuove tecnologie. La scuola di medicina e il policlinico sono all'avanguardia per questo. L'Ateneo sta investendo decine di milioni di euro per ravvivare, per avviare ulteriormente la didattica al policlinico. Abbiamo avuto più posti anche per gli studenti, quindi insomma si parte bene in modo da poter affrontare la crisi post pandemica nel miglior modo possibile, formando i ragazzi, formando i medici.